Radio Pirata, la radio nella radio. Chi è Primo Boselli? È il pioniere del radioascolto in Italia. Ringrazio ancora una volta Italradio che ha riportato la notizia. Ho cercato anche altre informazioni di questo importantissimo pioniere del radioascolto. Scusate se do tanta enfasi a questa notizia, ma qui parlo anche delle mie zone di origine, quindi insomma capite bene che il cuore a questo punto si apre ancora di più. Primo Boselli infatti nasce a Pieve di Coriano in provincia di Mantova il 27 aprile del 1900 e nel febbraio del 1909 con la famiglia si sposta ed emigra a Quistello, sempre in provincia di Mantova, dove Primo rimane fino al 34 e negli anni tra il 23 e il 25 fu protagonista di importanti esperimenti con due apparecchi autocostruiti. Primo Boselli fu ricordato nel centenario della nascita proprio con l'intitolazione di una strada a Quistello e la sua storia è ancora molto attuale. Primo Boselli, appunto, 1908-1993, fu studente di elettrotecnica al prestigioso Istituto Rossi di Vicenza e nelle vacanze scolastiche in località Cavecchia di Quistello costruì appunto due apparecchi riceventi che portarono per la prima volta la radio in quelle terre. Nel 1923 non c'erano ancora stazioni radio in Italia e i primi ascolti condussero Boselli a sperimentare il radioascolto che rimarrà il suo hobby preferito per tutta la vita. Costretto dalla riforma scolastica a frequentare l'Università di Ingegneria a Friburgo, in Svizzera, maturò proprio in quel periodo un personale pacifismo. Ingegnere in Algeria, con un'importante azienda tedesca, fu costretto al rimpatrio per il sopraggiungere del regime nazista, che provocò in Francia, cui allora era soggetta l'Algeria, il rifiuto delle imprese tedesche. A Verona successivamente entrò in ferrovia e a Bologna conseguì la laurea in economia che gli permise anche un'importante carriera nelle ferrovie dello Stato. Durante gli anni 30, sentendosi osservato per il suo interesse radiofonico, smontò e seppellì le due radio autocostruite e le ritrovò ricostruendole perfettamente solo 40 anni dopo, affidandole a un collezionista di Pesaro che per un certo periodo le espose. Poi due apparecchi però risultano perduti o non se ne ha più traccia, impedendo purtroppo di documentare la loro eccezionalità al di là dei libri. Infatti ci sono parecchie pubblicazioni come il Museo della Radio e Radio d'Epoca che Boselli pubblicò a Firenze dove visse nel dopoguerra. Ormai pensionato a metà degli anni 70 ideò l'Orario Radio, tutte le radio del mondo minuto per minuto, che è stata una fortunatissima pubblicazione che raggiunse 19 edizioni e fu anche da palestra per tante persone per lo studio della radiofonia. Il dottor Primo Boselli, 1908-1993, fu presidente onorario dell'Associazione Italiana Radioascolto, la famosa AIR, di cui fu socio fin dalla costituzione avvenuta dopo i suoi tentativi di organizzare appunto i radioascoltatori attraverso convegni e incontri a cui dedicò molti sforzi e molta passione.